amici di Autodigest, siamo nel magnifico scenario del resort Esto Emerso nel futuro parco del Mar Piccolo a Taranto. Una risorsa naturalistica eccellente nella Puglia. Qui siamo arrivati provando la Mazda CX-30 Sky Active, un'auto molto interessante soprattutto per il suo motore innovativo. La formula si chiama Sky Active ed è una via di mezzo fra i motori benzina e motore a gasolio. Un po' complicato spiegarlo, ma vi basti sapere questo. Il tutto per un notevole piacere di guida, col quale abbiamo goduto sulle strade di Puglia, come vedremo. In autostrada è una vettura sicurissima. In questa versione premium ha tutti i sistemi di assistenza alla guida più avanzati, come il cruise control adattivo, la tenuta di linea e soprattutto consuma, come vedremo, davvero poco grazie al sistema predetto Active, che poi in città vedremo disattiva anche due cilindri quando si va ad agio. Ovviamente questo piacere di guida lo ritroviamo sulle strade statali e di campagna. A parte il comfort di questa vettura, soprattutto rapportato alla sua categoria, ma veramente procede in maniera molto fluida, come d'altronde ci ha abituati la Mazda in tutte le sue vetture, che sono caratterizzate proprio da questa guida piacevole. La tenuta di strada è molto buona, soprattutto per il tipo di vettura di cui parliamo, un crossover medio compatto, che poi in città, come abbiamo detto, è l'ideale, perché con le sue dimensioni è lunga 4,39, larga 1,79, con le sue dimensioni si parcheggia anche agevolmente, anche le telecamere. Poi se parliamo del consumo, disattivando due cilindri e grazie anche al compressore volumetrico che aiuta molto in basso, la guida è brillante e il consumo quasi ridicolo, è come una diesel, 6-7 litri per 100 km, sorprendente. Essendo un crossover poi non disdegna le strade fuori dall'asfalto. Certamente in questa versione a due sole ruote motrici fa quel che può. Comunque è importante poter superare degli ostacoli, è alta da terra e soprattutto è molto confortevole e morbida, anche perché le finiture, come sapete, in una vettura fanno molto. Questa è la versione top di gamma, è una premium con sedili in pelle di livello, regolabili idealmente, lo spazio a bordo è notevole e la plancia è rifinita molto bene. Strumentazione sufficiente e soprattutto la manopola, vabbè, lasciamo perdere, a noi non è mai piaciuta. Comunque c'è il sistema Android e ha un bel bagagliaio. Il relais Sto è immenso, in un parco di olivi di 70 ettari, un luogo d'altri tempi, dove sorgeva l'antica masseria di San Pietro, immutata, risalente al 1392, in precedenza villa romana, il monastero nel territorio della remota Taras, un'architettura unica di pura bellezza, con un'affascinante storia. L'antico borgo medievale è stato sapientemente ristrutturato da culti, conservando l'architettura originale, rendendone un esclusivo hotel 5 stelle di charme e puro lusso. Di Autodigest, questa automobile l'ho provato io guidando da Milano qui in Puglia. Consuma nulla.